Quali sono, sì, le prospettive in tema di colore e di materia? Se lo sapessi io, invece lo so. Meno male. Sono due percorsi paralleli che andranno in rapporto dialettico costante. Uno è il recupero di tutti i colori che ci dà la natura. Siamo tornati in fede del marmo, delle terrecotte, vediamo un po' fuori. Del legno, cioè tutto il mondo del piano, dei ferri, tutto ciò che è la natura. Quindi, in teoria, l'opposto dell'allegria cromatica anni 70-80. Però contemporaneamente stiamo giocando con i materiali di sperimentazione contemporanea, che sono sì le tasche, ma molto oltre le tasche, delle materie che nascono con l'elettronica, che sono incrociate con i sistemi dei LED, l'altra visione della luce, tra poco le pareti di luce. Allora, in questo incrocio fra natura e ipernatura si sta determinando un cromatismo nuovo, che non è più quella roba di pensare, è molto più complesso, prevede articolazioni molto più complicate che dialoga costantemente con lo schermo, con il letto, perché l'immaginario di oggi è per una buona quota, non ancora la metà, ma per una buona quota è quella dello schermo, cosa che non aveva prima, perché prima era televisione, ma la televisione non è lo schermo, la televisione è un caminetto nel quale brucia un signore a mezzo gusto. Lo schermo è un'altra cosa rispetto alla televisione. Questo è direttamente, a mio parere,